It's a big, big house with lots and lots of big house. Come va, vicini di casa? Io sono Big House e ben ritrovati con la parte numero 10 di Alien Isolation. Lo scorso episodio è stato assurdo perché abbiamo ucciso Morphy, ci siamo liberati dall'alieno, lo abbiamo spedito nell'atmosfera del pianeta ridotto in frantumi proprio. Però c'è un però, nel farlo Waits ci ha traditi, ci ha usati come esca, ci ha sacrificati. Ed è per questo che lo prenderò a calci in culo non appena tornerò da lui. Tanti di quei calci nel culo quando torno. No, anzi, ancora meglio, li do fuoco. Sì, li do fuoco con lanciafiamme, con il dovuto salvataggio, perché ovviamente non voglio certo sprecare lanciafiamme per quel miserabile. Pornazzi? Vabbè, sono entrato qua per cercare qualcosa di interessante, ma a quanto pare ho tutto. Cadavere. E livello Omega è una cosa seria. Fucile a pompa, mio. Mio assolutamente. Perché non ha fatto la musichetta mentre lo raccoglieva? Tessera d'accesso. No, non ha fatto nessuna musichetta. Di solito quando raccoglie qualcosa c'è la musichetta pam 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 pam. E invece stavolta no. Io ero qua all'inizio. Ero qui all'inizio, ancora prima di ottenere un'arma. Con tutti i cadaveri, le cose. Proprio appena arrivato sulla stazione. Usa l'ascensore per tornare alla galleria Solomon. Potrebbe richiedere la mia attenzione. No. La tua attenzione è richiesta da nessuna parte. Via. Ripley, sono Riccardo. Ce l'hai fatta? Sì. Non grazie a Wade. Vabbè, certo. Figlio di puttana, lo è sempre stato. E testardo anche. Se mi avessi ascoltato, le cose non sarebbero precipitate così. Ma è finita, Wade. Mi dispiace, per prima ho fatto un casino con l'isolamento. Lascia stare. Mi hai fatto uscire alla fine. Ci vediamo al dipartimento. Si è scusato per quando sono rimasto dentro insieme a Morphy. No, veramente, ragazzi. Riccardo sì che è un bravo ragazzo, perché lui davvero ci tiene a Ripley Jr., ci tiene a noi. Non come Waits, che non ha fatto altro che usarmi fino ad adesso. Veramente, merita tutto il mio rispetto e se potessi lo abbraccerei una volta tornato al dipartimento. Ci sono delle persone che fanno tintinnare oggetti, fanno cadere cose. Oh, salve! Cos'è? Fate rumore e vi date la pazza gioia perché non c'è più l'alieno? L'ho ucciso io! Perché devo andarmene? Oh! Che bastardo! Però non puoi uccidermi perché c'è la saracinesca. Continua a sprecare colpi! Ho ucciso l'alieno, in teoria dovremmo essere tutti in pace e in armonia. Tutti assieme appassionatamente, e invece questo qua preferisce spararmi. Ripristina la corrente. E vabbè, grazie, dall'altra parte dove c'è la saracinesca. Non dirmi... droppa pure i sensori, robottino. Fanculizzati. Fanculizzati, seguo il robottino, che mi sa che è la soluzione a questo dilemma. Dove cazzo va? Devo passare qua? Rick, salve! Sto per rovinarti i piani. C'è qualcosa di strano negli androidi. Ma va? Gli androidi sono strani da quando sono arrivata qui. No, stavolta è diverso. Hanno lasciato le proprie postazioni. Ne ho appena visti alcuni in un'area pubblica, non è normale. Ottimo. Fa attenzione. Di bene in meglio. Da ste parti nulla di interessante. C'è lì un condotto d'emergi. Cos'è, una disco? Nessuno che viene a festeggiare con me? Andiamo, ho ucciso Morphy. Dobbiamo soltanto ripulire un po' qui la stazione, sistemarla da tutti i detriti
E poi può tornare come nuova e noi possiamo darci alla pazza gioia, felici e contenti. Wait, sono Ripley. Che sta succedendo agli androidi? Non lo so. Perché lo Wait, sei inutile. Non lo so. Sto cercando di contattare Samuels. Forse lui sa che diavolo sta facendo Apollo. È vero. Che fine ha fatto Samuels? Levetta e bottoncino, Ripley Jr. Torna al dipartimento. Oh, adesso è aperto qua. No, 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 te mi prendi per il culo. Non ti azzardare a venire qua. Se l'è cercata. Ma da dove cazzo salta fuori questo? Muori. Oddio, tutto pieno di tutto pieno di fluido. È un bel casotto qua, non so dove devo passare. Dovrebbero riunirsi tutti quanti sopravvissuti, sollevarmi per aria e urlare i pipurrà, incoronarmi imperatore di Sevastopol, e invece no. Questa è la loro gratitudine per averli salvati da Morphy. Ok, è mezz'ora che cercavo. Si passa di qua. Stanno solo reagendo alle intrusioni. È come se stessero cacciando. Chi? Tutti e nessuno. Che vuoi dire? Occhi aperti. Sempre molto vago, Wait. Figlio di puttana. Quindi i Terminator sono diventati ufficialmente dei Terminator. Uccidono a vista. Tutti quanti. Anche se non sei in una zona riservata. Anche se non c'è più Morphy, abbiamo loro come minaccia primaria adesso. Un po' come all'inizio, quando ancora Morphy c'era ma non si faceva vedere. Punzecchiatina! Ti va? Ti piace? Bene, goditela. Io sono quassù, se mi cerchi. Non sono androidi. No, 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 ehi, calma, calma, non voglio farvi male. Aspetta un secondo. Io devo passare di lì. Se è aperto. Perché di sopra non c'era nulla, non ho trovato nulla. E quindi, se non è aperto qua... No. Ok, qua è aperto. Perché è qui che devo andare, giusto? Colonial Marshals, ok. Non c'è nessun androide, vero? Waits! Occupiamoci di Waits. Come preferisci morire, Waits? Pallo... Puoi aprirle. Waits! Bastardi, bastardi assassini, lasciateli in pace, state giù! Oh! Bastardi! No! Ma... Waits! Cosa? Waits è stato ucciso dagli androidi? Waits? Peccato. Volevo averlo io questo piacere. Guarda che ti tonfo! Ti pungo! Sì, invece è la soluzione. È la soluzione, adesso stai lì e io torno su perché non ho un'altra via disponibile. Non mi seguire, non ti conviene, non ti conviene, ti tonfo. Qua sopra c'ero già stato a controllare ma non c'è un cazzo, c'è soltanto Sevastolink. Sevastolink qua, sì, avevo già controllato. Questa porta non era aperta prima. Oh, sapevo che ne avrei trovato un altro. Ah, non sarà tollerata? Vediamo se tu tolleri questo. Non va giù. Ragazzi, non va giù. Vai giù.
Si va avanti di qua. È l'unica. Da quando è morto Morphy, da quando non c'è più l'alieno, diciamo che prima la storia era più avvincente, era più fluida. Mentre adesso sembra che il tempo... È come se il tempo si fosse fermato, una roba simile. Adesso non è più Alien Isolation, è Alien... è Isolation e basta. C'è lì un condotto? Sì. Non l'avevo visto. Oh! Maledetto! Mi ero appena curato! Li odio perché esistono. Li odio perché mi attaccano. Li odio per quei fottutissimi occhi che si illuminano al buio. Li odio perché mi hanno impedito di uccidere... di uccidere Waits, l'hanno fatto loro. E li odio perché mi ero appena curato e vaffanculo. Ma qua... Oh, sono arrivato! Dov'è finita Taylor? Dov'è Taylor? Dove sono tutti? Dov'è Waits? È scomparso anche Marlowe! Riccardo! Ripley, sono tutti morti. Almeno te sei vivo, però! Perché? Ma che... Non lo so. Ma credo che Samuels lo sappia. Samuels! Perché? Waits l'ha mandato da Apollo. Devo trovarlo. Hai visto Taylor o Marlowe? No. No. Non sono qui. Ok. Mi sembra strano che siano riusciti a scappare. Se vado a cercare Samuels, puoi restare qui. Mi servono occhi e orecchie. Non ci resto qui, cazzo. Riccardo, ho bisogno che tu lo faccia. Puoi presidiare la stazione e coprirmi? Riccardo! Sì, certo. Sicuro. Resta qui. Chiudi i portelli e non far entrare nessuno. Guidami. Tornerò a prenderti. Non ce la faccio! Per gli altri che sono morti provo della compassione. Ma per lui non ce la faccio, davvero. Samuels era diretto alla Sixon Synthetics quando gli androidi hanno attaccato il dipartimento dell'ufficiale. Devi trovarlo. Ok, mi faccio tutto di corsa. Fino ai trasporti. Oh, no! Bastardo! Mi hai beccato, eh? No, non mi segue. Strano. Persistenti come sono. Oh. Sono dappertutto. Allora, no, senti, non voglio sprecare munizioni per te. Sono dappertutto, io devo andare alla torre scimmia. No! Salvati le chiappe, vai. Questa storia di Samuels mi puzza un po'. Perché... comincio a pensare, o almeno lo penso fin dall'inizio di questo gioco, che Samuels ci ha traditi. Qua? E dove c'è l'ospedale? Sì, mi ricordo molto bene. Ritorno in questo posto che era da un po' che non ci venivo e trovo un uomo morto con un giornale conficcato in gola. Accoglienza molto calorosa. Questo condotto dove porta? Ecco perché Riccardo aveva detto di arrampicarsi nella tromba dell'ascensore. Wow, no. Aspetta. Oh! Una specie di frigo criogenico, boh. È vivo quello lì? Sì. Lasciami risolvere questo piccolo problema. Ninna nanna, ninna oh. Questo androide a chi lo do? Lo dare. Sembra il posto in cui i sintetici vanno a morire. Ah. Chi è che li ha ammassati lì? No, non dirmi che... Magari è stato Samuels. Magari li ha uccisi Samuels. Spegni. Perché dovrei farlo? Non stringerei quella mano manco morto. Ma cos'è, elettrificato?
Livello energia troppo alto. Ah! Ecco, devo spegnere. Ok. Livello di schiavi e contenimento Omega. No! Via, te lo lancio addosso. No, 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 no! Tu non ti muovi, vero? Con quella manina lì. Mi convince poco quella manina lì. Bene! Manina, te la ficchi dove sai. Oh! Ne apri una, se ne chiude un'altra proprio dove devi andare. Una meta per bollo riservata ai dirigenti e ai sintetici della Sixon. Bene. Samuel! Comunicazione diretta con Apollo. Livello di rischio di biocontenimento Omega. Tutti i permessi annullati. Non ho tempo per questo. Oh! Oh! Oddio! Samuels! Mamma mia, Samuels! E si asciuga la fronte così che... Complimenti, Samuels! Davvero! Guarda, non mi sei stato simpatico fino adesso perché pensavo che stessi cercando di tradirci, ma qua, guarda, sei stato un figo della Madonna. Trova Samuels, trovalo, è lì. E tra l'altro mi stupisco che Amanda non l'ha chiamato. Beep! Questo è un punto a favore nei confronti di Sa... No! No! Disabilita l'isolamento! Ok, grazie a Dio! Tutto tranquillo, tutte belle statuine! Appuntamento. Oh no! Wow, 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 scappa, scappa. Oh, 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 oddio. No, 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 no. Si stavano attivando tutti. Ma che... Cosa stanno facendo? Kit medico, cosa c'è qua? Revolver? Quanta roba c'è qua? Granata MP, ba... Un'altra granata MP, quanta roba... Molotov, ma quanta roba c'è qua? Deviazione gas. Cosa ho fatto? Ho riscaldato l'ambiente, ecco cosa ho fatto. A che proposito? Ritirata! Ritirata! Boom! Altri? Eh sì! Boom! Boom! No! No! No, 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 no! Boom! E tutti giù! Sono arrivato dove era prima Samuels. Sì. Segui Samuels. Samuels! Ok, si è aperto lì. Questo è stato l'episodio con più utilizzo del piede di porco. Sala programmazione androidi. Sembra divertente. È stato anche l'episodio con più combattimenti con androidi. Perché non è, di solito i combattimenti li ho sempre evitati finora. E poi dovevo provare il fucile a pompa. Il fucile a pompa. Che è abbastanza efficace. Ding dong. Dove sono? Samuels?
Cos'è questo? Fuori uso. Ottimo. Che cos'è la replay? Niente. Altra merda su questa stazione. Altra merda su questa stazione di merda. Concordo. Oh, oh. Attenzione, Ripley. Devo arrivare fin laggiù. Forza, Ripley. Ripley, oh, non mi fare brutti scherzi, Ripley. Bene, Ripley. Ripley. Dove si va di qua? Leve, mica leve, ancora leve. E ancora androidi. Fantastico. Oh, ben svegliato. Ben svegliato. Pronto a tornare a fare la ninna di nuovo? Basta. Troppi androidi, troppi androidi. Ce ne sono due, le ho lanciato la Molotov. Ancora... No, no. No, andate via. Qui è sempre la stessa fottuta stanza che si ripete. Attatatatatatata! Ecco, devo andare con lo stealth. Per forza. Devo essere silenzioso e molto discreto. Non ti svegliare adesso, principino. Non ti svegliare adesso. Non ti svegliare adesso, vedi? Vedi? Se evito gli allarmi e non faccio rumore, questi tizi non si alzano dai loro lettini. Ciao. Visto che ce l'ho fatta, discreto, silenzioso, nessuno si è accorto di me. Avrei potuto eliminare gli allarmi della telecamera, però sinceramente non c'ho sbatta di farlo. E andiamo così. Li disattivo lì, va. Così non ho rogne mentre... mentre hackero. Liscio come l'olio. Hacker. Hacker. Avanti. Dov'è cazzo sei, Samuels? Oh, Samuels. Samuels, ti ho vederti viva. Il sistema di protezione di Apollo è pensato in modo che solo i sintetici della Sixon possano interagire. Ah. E questo è un male. Dovrò fare qualcosa di drastico per sperare di connettermi con Apollo. Ok. Samuels? Samuels, è troppo pericoloso. Sì, davvero troppo. Dimmi in bocca al lupo. Samuels, non farlo! Non fare cosa? Cosa serve quella macchina? Samuels? Cosa fa? Non dirmi che quella macchina serve per connettersi ad Apollo! Attenzione. Avevo ragione. La creatura non è più a bordo. La stazione è al sicuro. Wow! Cos'è sta roba? Cos'è sta elettricità? Ripley, Apollo mi sta respingendo. Potremmo essere in pericolo. Roba brutta! Apollo, non mi fai interfacciare! Oh no! Domanda! Devi disconnettere manualmente i sistemi! Per favore! Ok! Cristo, Samuels, ci provo! Questi qua? Devi seguire la giusta sequenza! O il risultato sarà fatale per me. Mm-hmm. Sto accedendo ai diagrammi della Sixon. Togli prima il cavo rosso. Il cavo rosso. Prima rosso. Umano, evacuare. Ah, ok. Questo qua è rosso? Sì. Andiamo. Sarà. Bene. Blu! Sì, lo vedo, Samuels! Oh no! Sono scattate le luci di emergenza! Non riesco a distinguere le volte cavi! Ecco! Ci mancava questa! È attaccato a una presa elettrica! C'era una barella rovesciata di vicino! Presa elettrica! Qua! Barella rovesciata è l'unica! Ok. Cerca un pannello aperto sul pavimento. Dovrebbe esserci un androide disattivato vicino. Va bene. Vai.
Ok. E ora... ora l'ultimo, dovete... Non so cosa... succederà. Dai. Si è risolta la situazione. No. Non si è risolto niente qua, mi sa. Oppure sì. Samuels. Ma sta male. Stai morendo. Come sta morendo? Se io avessi mai avuto una vita. No. Ti ringrazio. Samuels. La navetta di Apollo è aperta. Appena arriverai al centro, ti parlerà. L'hai fatto per me. Volevo che Amanda Ripley scoprisse la verità. Ma perché? Proprio ora che cominciava a starmi simpatico! Spero che quest'altro lungo episodio di Alien Isolation vi sia piaciuto. È finita in maniera un po' triste, e, insomma, non c'era Morphy e quant'altro, però gli androidi hanno comunque reso le cose movimentate. Vi raccomando di iscrivervi al canale e cosa succederà nel prossimo episodio di Alien Isolation? Molti di voi probabilmente già lo sapranno perché ci hanno giocato o l'hanno visto, però a me piace dire, lo scopriremo insieme nel prossimo episodio, sempre qui, a bordo della Sevastopol. Ciao a tutti vicini di casa!